Trottolino amoroso, trottolino amoroso, ti ho preparato il caffè. Mi raccomando, rovescialo lì sul divano. Mi raccomando, che di tutto ci state facendo su sto divano. Ma ce la fai allungare il braccio? Posso, c'è la Perché? bambina. Su quel braccio hai la bambina, ok. Cos'è che mi hai L'hai chiesto? girato? Ma te lo bevo anche se vuoi. Ma no, lo bevo io, ti Ah, lo preoccupare. bevi tu? Ah, ok, non so, ti ho portato il cucchiaino. Carolina, cosa stai facendo lì? Stai lasciando il tuo zampino anche lì? Eh? Visto che ne stai combinando di tutti i colori? Guarda che ti vediamo lo stesso, eh? Anche se sei dello stesso colore. Carolina, è diventata ribelle, Carolina. In questo periodo ne sta combinando di ogni. Lascia stare quella pianta, ok? Ok? Adesso deve acchiappare le foglie. Guarda, eccola lì. Buongiorno. Allora, io sono sveglia dalle 5, dalle ore beate. Sono andata a dormire all'una tra una cosa e l'altra. E mi sono svegliata presto perché stamattina avevo un po' di lavori da fare, da sbrigare. Quindi ne ho approfittato del fatto che oggi ci fosse Omar a casa. Adesso mi bevo il secondo caffè, cioè sono le 11:30 ed è soltanto il secondo caffè, sto facendo dei progressi. Comunque, allora, mi state chiedendo in tantissime come sta andando con la questione gatte divano. Sta andando male, sinceramente, ragazzi, cioè ve lo dico proprio, potrei non dirlo, ma io lo dico, così adesso mi chiamano gli assistenti sociali anche per le gatte, che mi portano via le gatte, mi portassero via anche il marito, mi raccomando, segnalatemi anche il marito, segnalate che lo maltratto, così si portano via anche quello, che sarebbe un grande regalo se se lo portassero via. Comunque, A chi dovrebbero portare via, amore? a te! Amore, visto che mentre mi portano via, puoi portarmi via la tazzina? Ma non ho capito, ma cosa sono la tua Ma la bambina serva? La addosso! bambina non è addosso, te la stai mettendo tu addosso la Ma bambina. la bambina che vuole stare in braccio a Non me! mi sembra proprio. Sei Guarda! tu che te la stai mettendo in braccio. Se ne vuole andare, Omar. Ti devi No! Non vuoi alzare. caffè a te, no! Ti devi alzare e mettere tu la tazzina a posto. Sì, ci manca solo il caffè. Comunque. Ah, segnalate anche gli assistenti sociali che Angelica beve il caffè. Sì. Ci manca solo più il caffè Ma ad guarda, Angelica. devo usare la tazzina io E perché sono alzati, fai quasi questo tutto io sforzo. in questa casa. Guarda, mannaggia, mannaggia. Comunque, Tutto io. allora, niente, Lisa, per quanto riguarda appunto il divano, non lo tocca assolutamente, nel senso che si accuccia sopra, è brava, tranquilla. Carolina sta tentando. Ma cos'è quella roba? Una persona o un sacco dell'immondizia? Ah no, una persona. Santo cielo, devo andare dall'oculista. Vabbè, comunque stavo dicendo che Carolina tenta di farsi le unghie, non ci riesce e lascia le righe. Ovviamente, essendo in microfibra, è stato scelto come tessuto specifico per le gatte, per resistere alle gatte. E non lo rovina, però tenta e ho paura che a forza di tentare. Amore, questo Scusa, tessuto. mamma, ma puoi togliere il tuo Guarda, sederone? così Che si lascia andare. orrore, cioè. Ma se ti guardano tutti i giorni a te. Comunque, ho paura che a forza di Ti devo andare, là perché. dentro? Chiudetemi dentro, va? Brave, le mani belle appiccicate. A forza di andare a grattare sempre nello stesso punto, ho paura che alla lunga rovini il tessuto. Quindi stavo pensando di utilizzare uno spray dissuasore che non la faccia avvicinare, spruzzandolo soltanto in quel punto del divano, perché c'è un punto che sarebbe l'angolo sinistro che ogni mattina troviamo tutto rigato. Poi io vado a passare la mano e viene via, però ho paura che lo rovina. Ah, Che sei è chiusa fuori, mi dispiace. Cosa c'è? qui? No, di qua, di qua, Dall'altro siamo. lato, amore. Vieni qua, 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 no, Devo mettere i no, mattoni, io per guarda. stare in pace devo tirar su, mi devo murare viva. Vabbè. E comunque, niente. Aia! Ah no, non mi ha beccato. Ma che sei scemo, Omar? Oh, basta! L'ho Era lì lì, eh? pulite voi, eh? Dove qua?
Fai Omar, fai, che oggi ti ritrovi con lo straccetto in mano. E comunque, se avete qualche spray dissuasore da consigliarmi, che ovviamente non faccia male alle gatte, che magari ha soltanto qualche sostanza che dà fastidio. L'hai trovato tu? No, la naturale. Consigliatemelo voi, l'ha trovato lui, ma voi consigliatemelo comunque. Sulla base... No, io è sempre meglio sentire un parere in più. Non ti offendere, Omar, però, insomma... Va, basta dire un parere in più che così è mio. Eh? No, il tuo parere è proprio l'ultimo. Aspetta, la prossima volta. Sì, va bene. Comunque, cosa sta succedendo qui? È ritornata. Angelica? Angelica, non siamo sempre. Quando l'abbiamo avuto la mamma, è stata una settimana che spiega come funziona. Ma finisce, una settimana a me per spiegare che si devono far scorrere? Basta! Mi vado a bere il caffè chiusa a chiave in bagno. Omar, guarda che quella poi ce lo fa a noi questa cosa, eh? Ah, ti vuole salvare. Amore, no, doveva andare fuori tuo padre. Ciao, sì, perché l'hai chiuso dentro qua? Forse gli assistenti sociali ci servono qua. Sì. Ciao, amore, ciao. Ciao. Perché mi hai chiuso qui dentro con tuo padre? Ciao, ciao. È mia mamma. Pigliatilla. Non gliene frega niente, se n'è andata. No, vieni a prendermi. Oggi pranzo light. Posto al forno appena sfornata. Adesso ce la gustiamo finalmente, perché ho una fame che sto morendo. Abbiamo pranzato. In teoria i piani erano quelli di uscire, però Angelica ha preso per mano il papà e lo ha portato in camera da letto. Quando fa così significa che vuole dormire. Quindi adesso io dovrei, mentre loro dormono, fare un salto al supermercato per fare la spesa della settimana. Sapete che io amo andare al supermercato perché per me è come andare alla spa. Amo andarci da sola. Devo sottolinearlo perché è quello il bello, andarci da sola e riposarsi. Anche se ci sono code chilometriche alla cassa, meglio ancora. Una volta le detestavo, adesso sono contenta perché mi riposo. Anche se sono in piedi, mi riposo. Una signora mi ha scritto, ah ma fai la spesa online così almeno eviti di sbatterti. No signora, no. Il supermercato per me è una boccata d'aria. Non potrei veramente rinunciare. Se facessi la spesa online, non potrei scappare di casa con la scusa di andare al supermercato. È tutto studiato. Comunque, a parte questo, non so se è perché fuori ha ricominciato a diluviare, se perché ho appena mangiato, quindi mi è venuto l'abbiocco, o probabilmente anche per colpa di questo cavolo di divano. Ho un sonno tremendo e non ho assolutamente voglia di andare al supermercato. Adesso vediamo un po', magari mi riposo una mezz'oretta e poi vado, vediamo. Solo che ho paura che se mi metto a dormire non riesco più a svegliarmi. Cioè, sono arrivati tutti e due. Qualcosa mi dice che col cavolo che mi riposo sarà più facile che scappo. Angelica, tuo padre mica è atletico, eh? Dai, aiutalo. Aspetta, ma non è un sacco di patate che lo tieni giù da lì? Dove andiamo? Dai, a manina. Dai, andiamo nel letto, ma... Perché stai picchiando la pianta? Sto pulendo. No, non state pulendo, basta. Cosa vuoi? Tutta la bocca sporca di yogurt. Dove devo venire? Ma no! Picchiano anche te. Ma io non picchierò mai la mia pianta. Io le amo le piante. Infatti, come vedete, sono tutte vere le mie piante in casa. Cosa devo fare? Così? Anch'io? Ah, che ridere! Vedete, questa è una pianta vera. Ma basta! Microbo! Devo sistemarla un pochino perché... Cosa vuoi? Sì, comunque oggi non si dorme? Signorina? Cosa sta facendo questo qui? Omar! Basta tu! Ho visto che se n'è andata...
T'ha preso te e mi riposo io. Ah, ok, va bene. Comunque la pace è finita qua. Diciamo. Vabbè, io vado al supermercato allora. No, no, che baia sola, andiamo tutti. No, no, che tutti, guarda questa qui. Sei contenta che usciamo tutti insieme? Tutti dietro di me? Eh? Sì, sei contenta? Era troppo bello per essere vero, lo sapevo io che dovevo fuggire quando ne avevo la possibilità. E invece non mi sono giocata le carte. Vi siete aggregati tutti, tutti. Cosa fai che guardi fuori? Fai manovra tu? Controlli che tuo papà non va a sbattere? Fai bene, perché tuo papà è un po' così, un po' rimbambito la guida. Ci piace? Tuo papà, prendi una salviettina. No. Noi stiamo mangiando lo yogurtino. Senti, ma smetti proprio di avere la faccetta arrabbiata, eh? Hai capito? È buono? Ho capito che non hai tempo di aspettare. Non ce n'era abbastanza? Sul cucchiaino? Eh? Tieni. Che meraviglia queste giornate primaverili. Sono veramente stupende. Fanno venire una voglia di comprare tutti oggetti dei colori pastello proprio. Stupendo. Siamo ritornati a casa e Angelica sta distribuendo vasi a tutti quanti. Grazie amore. Che bello, che felicità, tutto rotto, tutto andato. Che bello! Sì, domani andiamo a comprare nuovi soprammobili. Sì, che amore. Bello. Sì, siamo contenti tutti. Ah, sì, bello, sì. Allora, domani papà ci porti da Action, da Pepco. Io e lei facciamo una collaborazione. Praticamente lei rompe tutto, così io ricompro. Giusto? Ok. Dove stai andando adesso? A staccare esattamente che cosa? La lampada? Lascia stare la lampada e chiudi lo sportello lì. Che per caso tu hai una carezza? Guarda che stai per cadere. Ciao. Mucca. Allora, ma perché c'è sempre le chiappe di quello lì in prima fila? Nascondi queste chiappe. Sempre, sempre, come sfondo. Sì, 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 ti sei appena alzato adesso dal divano. Allora, cosa cucino questa sera? Cosa cucino questa sera? La spesa? Adesso, sì, col cavolo. La spesa non l'abbiamo fatta perché... Non avevo voglia, sono sincera. Più che altro avevo l'oro e non volevo farla, così ho la scusa per scappare domani. Aspettate che accendo la luce, perché in questa casa ci sono talmente... talmente tante... Tu, finisci a rimetterti con quelle chiappe in vista. Stavo dicendo che in questa casa ci sono talmente tante luci che comunque le dobbiamo sfruttare, no? E comunque in frigo ho semplicemente delle banane marce. E basta. Non so cosa cappero cucinare. Cioè, adesso io non è che voglio essere proprio pignola, ma sei stato sul divano fino adesso. Ora, ora che io sono venuta qua per cucinare, hai iniziato ad aprire i cassetti per mettere a posto. Sto cercando di liberarti lo scolapiatti. Hai incastrato? No, è finito là dietro, è finito. E allora prendilo, no? Adesso non potevi farlo prima che sto cucinando, ma poi non mi serve lo scolapiatti, ma comunque tu tiralo fuori. Okay. No, tiralo fuori perché sennò poi lo devo tirare fuori io. Cioè, comunque, dove vado io va lui, è pazzesco, è pazzesco. Almeno adesso è chinato dall'altro lato e non vediamo le sue chiappe, perché in tutto il video, non so, questo video si chiamerà Le chiappe di Omar. Cosa? Ma che posizione è questa? Cos'è che hai detto, scusa? Prendi lo scolapiatti. Ma dov'è? È caduto dentro! Dietro, non dentro! Questo è dietro a casa mia! Ma come ha fatto a cadere qui? Ma adesso cosa, come ha fatto non si sa? Toglilo! Ma non riesco! Allora, minestrina al latte. Ingegniamoci con quello che abbiamo in frigo. Dunque, latte. Poi andiamo ad aggiungere un pizzico di sale.
Una volta che il latte ha sfiorato il bollore, andiamo ad aggiungere la pastina e la cuciniamo qui dentro rispettando i tempi di cottura riportati sulla confezione. E adesso aggiungiamo abbondante parmigiano. Questo è il tipo di minestrina che spesso mi preparavano mia madre e mia nonna quando ero piccola e io la divoravo. Piace tantissimo anche ad Angelica. Cosa? Oh, ho capito! Papà! Aspetta, è la papà, mia. Papà, papà, papà! Amore, però queste facce così schifate, sinceramente, quella te la da papà perché sennò combini un paciocco. Comunque io ho aggiunto anche un pochino di olio crudo perché così è più buona. Abbondate abbondate con il parmigiano perché diventa ancora più buona. Comunque Carolina, continua a dormire beata, eh. Continua a dormire beata che lì abbiamo una cimice che sta viaggiando e tu stai lì. Vabbè. Allora, Angelica è andata in camera con il papà e adesso abbiamo un attimino di tempo per poter chiacchierare. E questo pomeriggio siamo andati per forza di cose in un centro commerciale perché ovviamente sta diluviando e adesso piove ancora di più di oggi e fa veramente paura. Veramente a me quando inizia a piovere in maniera così continuativa e soprattutto tanto mi viene l'ansia perché ho sempre paura che possa succedere qualcosa. Infatti poi accendi la TV e senti di qualche strage avvenuta da qualche parte. Comunque a parte questo, stavamo appunto girando perché Angelica si è addormentata in macchina, ha continuato a dormire nel passeggino, quando poi si è svegliata le abbiamo preso la merenda, ovvero lo yogurt che lei adora. Comunque stavamo girando e c'era uno stand di infissi praticamente, diciamo un'azienda che si occupa di fare infissi ma anche appunto delle tende da esterno, tapparelle, insomma un po' di tutto, e abbiamo preso l'opuscolo. Come sapete, vi ho accennato già in qualche video fa, vorremmo appunto fare, non di quest'anno sicuramente perché con quello che stiamo spendendo per ristrutturare la parte interna di casa non ce la facciamo, però magari in vista del prossimo anno vorremmo fare il terrazzo fuori. Diciamo che vorremmo rendere il terrazzo vivibile in estate, quindi mettere le capottine, mettere le tende, stiamo un attimino valutando. Infatti anche con mia suocera ci siamo fatti dare alcuni nomi perché vorremmo richiedere un po' di preventivi e abbiamo preso anche questo domino infissi, se vi interessa. Non so bene se sia caro o meno, non so come lavorino, adesso li contatteremo un po' in settimana perché vogliamo sentire un po' di pareri, un po' di prezzi. Noi vorremmo fare una struttura del genere, praticamente si chiamano tende veranda, in modo da poter sfruttare il terrazzo anche in inverno, vedete? So che qua lo possiamo fare perché c'è un signore in un appartamento dall'altro lato che ha un terrazzo molto grande, e, perché come sapete qua nessun appartamento è uguale all'altro, e ha una struttura del genere. Noi appunto vorremmo farla, quindi adesso sentiamo un po' quanto ci verrebbe a costare anche per metterci da parte i soldini per poterlo fare l'anno prossimo in vista dell'arrivo della prossima estate. E comunque mentre eravamo in macchina che stavamo rientrando ci siamo fatti due calcoli e per le dimensioni del nostro terrazzo il tutto dovrebbe costare intorno agli 8-9 mila euro se va bene, perché comunque insomma è una struttura bella articolata. E ridendo così ho detto: sarebbe bello Omar se tu riuscissi a fare anche questo, dal momento che tutti i lavori in casa li hai fatti tu. Sarebbe veramente bello, dovremmo comprare soltanto il materiale e potremmo appunto risparmiare la manodopera. E parlando così abbiamo fatto un attimino un po' di calcoli su tutti i soldi che avremmo dovuto spendere ristrutturando casa e ci siamo resi conto che facendo i lavori
da noi, ovvero facendoli Omar, abbiamo risparmiato intorno ai 18-20 mila euro solo di manodopera, non sto parlando di materiale, perché comunque abbiamo fatto un po' di calcoli. Ad esempio, lui qui si è occupato della posa del pavimento e, sentendo vari preventivi, adesso qua me li sono scritti perché ho tutta la cronologia dei vari preventivi che avevamo appunto richiesto prima di fare i lavori. Alla fine ce li siamo appunto fatti sempre da noi perché ci conveniva. Per la posa del pavimento chiedono a partire da 40 euro al metro quadro. La casa è molto grande e abbiamo risparmiato veramente una gran bella cifra. E noi abbiamo messo appunto un pavimento incastro proprio perché lui lo sapeva mettere, costava anche meno rispetto alla piastrella classica, alla piastrella tradizionale, e quindi ci siamo un po' arrangiati. Alla fine siamo riusciti a ottenere un bel effetto e anche un materiale valido, buono, perché abbiamo speso un pochino di più, abbiamo preso quello di un certo spessore che è più resistente. Ma poi anche altri lavori che ha fatto in casa ci ha permesso comunque di risparmiare tantissimo, come ad esempio l'installazione della caldaia costa tra i 5 e i 600 euro. Noi l'abbiamo acquistata e ovviamente l'ha montata lui. Vi dico questo perché spesso mi dite ma spero che tu stia facendo tutti i lavori con i bonus. In realtà no, ragazzi, perché avendo lui le capacità, tanti lavori, quelli possibili ovviamente, ce li siamo fatti noi e quindi abbiamo comunque risparmiato. L'unico lavoro che non ha potuto far lui ovviamente è l'installazione della stufa pellet, ma perché lì ovviamente ci voleva una certificazione anche per la caldaia, però lì c'è la ditta di Omar appunto che è venuto poi a fare il controllo, però obiettivamente lui lo fa per lavoro. Poi ad esempio anche il fatto di aver buttato giù il muro qui e fatto l'open space praticamente con la rifinitura poi di tutta la parete, perché avendo buttato giù il muro hanno dovuto poi mettere una rifinitura, praticamente una struttura in acciaio che tenesse il muro per poterlo andare a rifinire, e abbiamo risparmiato 1000 euro, cioè è tanto. Poi ad esempio anche lo smantellamento del rivestimento vecchio della cucina che c'era quando abbiamo comprato casa, ci avevano chiesto, oltre a smantellare, anche fare l'intonaco e la rasatura del muro sui 2000 euro. E poi ad esempio anche l'impianto elettrico di tutto l'appartamento costerebbe 3000 euro, invece l'ha fatto Omar. Poi ad esempio anche la tinteggiatura delle pareti, considerando tutto l'appartamento, anche lì sarebbero circa altri 3000 euro. Poi anche la modifica dei serramenti, perché noi abbiamo messo un doppio pavimento, quindi tutti i serramenti Omar li ha dovuti tagliare e quindi anche lì è stato un grande risparmio. La rimozione dei termosifoni, ogni termosifone che viene rimosso, per ogni termosifone ti chiedono circa 300 euro a termosifone. Noi ne abbiamo rimossi due, uno che è quello che era lì prima, lo avete anche visto, e l'altro che c'era prima al posto della stufa pellet, e abbiamo risparmiato anche lì 600 euro, cioè veramente abbiamo fatto un calcolo in grosso modo solo per i lavori che abbiamo fatto fino adesso. Ovviamente non abbiamo considerato anche tutti quelli che dovremmo fare, quindi io mi rendo conto che ho fatto un video in cui vi ho detto abbiamo fatto tutto da noi, però siamo fortunati, cioè nella nostra sfortuna siamo stati fortunati, perché Omar ha molta manualità e quindi tanti lavori praticamente tutti li ha potuti fare lui. Se una persona non ha manualità, e spesso me lo scrivete anche voi che avete vostro marito che magari è più portato per un lavoro da scrivania, ecco, un lavoro di testa piuttosto che un lavoro manuale, e quindi in effetti è vero, cioè nella nostra sfortuna, ripeto, il fatto di avere Omar che si presta a far tutto è stato veramente un grande dono, perché diversamente non avremmo potuto fare praticamente niente, avremmo tenuto sicuramente il pavimento vecchio che c'era di quando hanno costruito la casa, di quando abbiamo comprato e siamo entrati appunto. E adesso poi ci saranno i bagni da rifare, anche lì tanto ovviamente ci appoggeremo a mio cognato, però il lavoro idraulico lo farà tutto lui, anche lì sarà un grandissimo risparmio. E a mio cognato chiederemo più che altro la posa delle piastrelle.
In realtà nella casa vecchia in cui eravamo la posa delle piastrelle l'aveva fatta Omar, l'aveva fatta benissimo, però capite che adesso avendo una bimba piccola sicuramente un lavoro che se viene fatto da una persona che non ha manualità, nel senso non è il suo mestiere, richiede dei tempi molto più lunghi. Avendo la bimba piccola, vivendo già in casa, già di per sé la ristrutturazione di un bagno è molto impegnativa, in più dovendola fare lui, i tempi aumenterebbero notevolmente. Tra l'altro noi di bagni ne abbiamo due, uno è piccolino ma l'altro è veramente molto grande, quello con la vasca, e quindi ci appoggeremo a mio cognato per la posa appunto delle piastrelle, perché ovviamente è più veloce essendo il suo mestiere. E poi niente, per quanto riguarda la posa dei sanitari, quello lo farà Omar, e anche lì comunque avremo la possibilità di risparmiare. Da un lato lui è proprio portato nel fare questi lavori, anche perché lavora per una ditta che gli insegna tutto, gli fa far tutto e lui fa tutto, dalla creazione di strutture in cartongesso. Infatti anche stavamo pensando al fatto di creare la struttura in cartongesso in camera da letto, se quando la faremo per incassare il camino elettrico saremo messi male economicamente, ci arrangiamo, compriamo soltanto il materiale e lo farà lui. E quindi mi rendo conto, ecco, in sostanza, per dirvi che è vero, abbiamo tirato tantissimo, però siamo stati, ripeto, fortunati, perché non tutti sanno e sono portati per fare questo tipo di mestiere. Bene ragazzi, vi saluto, vi mando un bacio grandissimo, chiudo qua il video perché è super lungo, mi vado a fare una doccia visto che la piccolina è brava, me lo concede, e ci vediamo nel prossimo video.